Benvenuti guardiani nel mio nuovo video su Destiny 2, questa volta con un video lore incentrato su Riven, l'ultimo Amkara. Riven fu l'ultimo cucciolo di Amkara del Sistema Solare, nata durante la Grande Caccia trovata da Uldren, che la donò alla sua sorella, nonché regina degli insonni Marasov. Quando Uldren la trovò, era così piccola da stare sul palmo della mano. La regina sviluppò un forte e particolare legame con Riven fin dall'inizio. E mano a mano che essi cresceva diventò sempre più importante nella cerchia di Marasov. La sua capacità di Riven era quella di soddisfare i desideri. Fu molto utile per la ricostruzione della città sognante. Riven in quel periodo non fu l'unica degli Amkara a far visita sulla città dell'Atollo nel corso della lunghissima storia della civiltà insonne, intrattenendo con essa persino rapporti di amicizia. Tuttavia Marasov, sapendo dello spirito degli Amkara e non essendo capace di sondare la mente di Riven, mantenne sempre un distacco. Come si può comprendere dal desiderio che espresse per la ricostruzione della città sognante, Mara chiese che Riven fosse intrappolata per sempre nel profondo dell'insediamento. Una domanda però sorge ovviamente spontanea: perché non abbiamo mai sentito parlare di Riven nel corso della storia del primo Destiny? Semplice, perché Riven era un segreto da custodire gelosamente, per diversi motivi. Il primo era proprio perché i guardiani avevano sterminato Yamkara dal sistema solare, ragione per cui era assolutamente necessario mantenere la totale difesa dell'ultimo esemplare esistente. Un altro motivo è che dopo l'astuta mossa della regina, il risentimento di Riven aumentò notevolmente. Solamente Marasov le faceva visita e per non doversi recare di persona al cospetto dell'Amkara, la regina aveva deciso addirittura di creare il Pozzo dei Desideri, ovvero la stanza che si può trovare all'inizio dell'incursione e che permette di ottenere diversi favori. La situazione, in ogni caso, rimase stabile fino all'arrivo di Oryx, re dei corrotti. Quando le navi insonni si schierano attorno a Saturno per fronteggiare la possenta strocorazzata di Oryx, scoppia una violenta battaglia che segna la vittoria di Oryx. Marasov, dopo aver provato a utilizzare tutti i suoi mezzi bellici con scarsi risultati, viene spazzata via insieme alla sua flotta insonne. Il re dei corrotti ha vinto e si è diretto la via verso l'atollo e verso la città sognante, ormai indifesa. L'accesso dei corrotti alla città degli insonni fu facilitato anche dal fatto che Riven, durante le operazioni di costruzione, lasciò intenzionalmente delle debolezze strutturali, forse sperando che qualcuno potesse superare le difese e trovarla. E infatti così fu. Mentre i guardiani approdavano sulla strocorazzata, Oryx si addentrò nelle torri della città e qui incontrò Riven, rinchiusa per volere di Mara. Nemmeno un Amkara può opporsi al potere della corruzione. Riven venne infettata, mantenendo tuttavia, forse per merito dei suoi enormi poteri di controllo mentale, una volontà autonoma. Il rapporto fra Riven e Oryx, a dire il vero, non è completamente chiaro. Riven, incuriosita dalla possibilità di trattare con un re, lasciò a Oryx la possibilità di utilizzare i suoi poteri, esaudendone i desideri. D'altronde, sembra quasi che per qualche momento la mente di Riven e quella di Oryx fossero in comunione. Pare che Riven stessa condividesse la visione, il piano, l'odio del primo fra i corrotti. Non sappiamo se l'Amkara potesse semplicemente sondare la mente di Oryx, guardare attraverso i suoi occhi, oppure se il loro legame fosse ancora più profondo. Sappiamo invece che la situazione fu considerata da subito problematica dalle alte sfere. La notizia che Riven fosse stata corrotta arrivò fino ai misteriosi nove, che entrarono in uno stato d'allarme. Un Amkara deviato dalla corruzione spaventò persino loro, entità dai grandissimi quanto insondabili poteri. La situazione, in ogni caso, mutò presto. Quando Oryx perì per mano dei guardiani nel corso dell'incursione e la caduta di un re, Riven dovette accettare il nuovo leader dei corrotti, Savathun, la scaltra e sapiente sorella di Oryx. Il legame fra Riven e Savathun è molto simile a quello con Oryx, entrando in connessione con la Maliarda. L'Amkara fu in grado di valutare i suoi piani e addirittura iniziò ad estendere la propria influenza al di fuori della città sognante. Evidentemente gli spostamenti di Savathun in tutto il sistema solare permisero a Riven di posare il suo sguardo anche su altri pianeti. E fu proprio grazie a questa possibilità che l'antica creatura entrò in contatto con il principe dei corrotti.
Spero che questo video lore vi sia piaciuto e interessato, magari vi spiega un po' di più la storia per quanto riguarda Riven, che a me è molto interessata. Ringrazio Filippo per l'aiuto e vi invito a lasciare un pollice in alzato, un parere qua sotto, magari consigliateci altre storie lore da potervi portare. Io vi invito a rimanere sintonizzati perché porterò almeno un video a settimana inerente ai video lore. Qua è Morti, bella per tutti, buona caccia guardiani.